Il caso della dipendente dell'università che per essersi rovinati gli stivali Hogan mentre faceva la presidente di seggio elettorale nell'aula 20 della facoltà di scienze politiche ha avanzato una richiesta di risarcimento danni da 440 euro macina reazione a catena. La più significativa? Quella del rettore Luciano D'Amico che di pagare la dipendente non ha alcuna intenzione. Ma l'Ateneo resisterà fino al massimo possibile. Io credo che trattandosi di un ipotetico danno realizzato per motivazioni che mi sembrano francamente insussistenti, ecco, credo, l'Ateneo cercherà di resistere fino a quanto possibile. Il giudizio del rettore va oltre. Nello stesso tempo ciò che lamento è che un episodio del genere dichiara e dimostra un atteggiamento che non esiterei a definire predatorio nei confronti di una pubblica amministrazione che sta facendo di tutto per offrire un ottimo servizio agli studenti, ma soprattutto per mantenere il posto di lavoro a chi già lavora in Ateneo. E nella lotta quotidiana che stiamo affrontando per garantire gli stipendi, in un momento in cui molti enti pubblici stanno mandando in mobilità, io trovo una sperequazione incredibile fra chi pensa addirittura di farsi risarcire degli stivali, non capisco in base a quale incidente si siano rovinati, e chi purtroppo è alla ricerca di un lavoro, deve accontentarsi di posizioni lavorative assolutamente non tutelate. Francamente avrei difficoltà a salutare chi lavora nei call center e chi è iscritto nelle liste di disoccupazione da anni dopo aver rimborsato, cosa che cercherò di evitare in tutti i modi, un paio di stivali perché evidentemente si è stati poco attenti nel camminare.